Al Salone Internazionale del Libro, all'Arena Bookstock, sono stati proclamati i vincitori del contest letterario della stampa Sunday Poets, che ha premiato i migliori componimenti inviati tra poesie e aforismi del tema Oltre il confine, che poi è il tema portante di questa 30ª edizione del Salone. Ne sono arrivati quasi 2000 i vincitori. 3 sono quelli proclamati dalla giuria tecnica e 3 quelli dalla giuria popolare. Ma sentiamo proprio i protagonisti. Frontiera. La strada è una. Le case uguali. Gli alberi ai lati gli stessi. Ma al primo bar il caffè già diverso. Il significato di questa poesia? La percezione del diverso avviene anche per cose minime come bere un caffè. Serve coraggio per scavalcare i muri e troppe idee si arrendono alla fine chiuse in cortili piccoli e sicuri. Ma lassù ridono, impigliati nelle spine, tanti brandelli di stoffa colorati. Cantano storie che passano il confine, segnano l'oltre, i vivi, i liberati. Può avere un significato letterale di superamento di confini fisici, ma a me piace pensarla come il superare qualsiasi muro, i muri delle convenzioni, i muri dei pregiudizi. Quando scelse di dare un obolo al desiderio, si quietò l'estate. Le rane smisero di cantare, ne rimase una, sull'appendice di un rigagno, a farsi accarezzare da alghe e insetti d'acqua. Aveva in mente solo il suo amore. Lo aspettava ancora, da sempre. Ma è una poesia d'amore, perché c'è questa piccola rana delicata che rimane sul rigagno a farsi accarezzare dalle alghe, agli insetti d'acqua, quando tutte le altre rane hanno ceduto all'obolo e quindi si sono fatte rapire dal desiderio e hanno smesso di cantare invece. Quindi si sono quietati in un certo senso. Il confine sta proprio questo, nel riconoscere il vero amore. È una poesia d'amore. Ugo Mo, nato a Bra, era asciutto come la sua anagrafica. Pesava 50 kg e non consumava niente più di quanto non fosse necessario. In casa teneva un piatto, 2 posate e 4 calzini. Al lavoro spazzava marciapiedi, bruciava residui. Faceva economia di parole, di respiri, di pensieri, di battiti di cuore. Un giorno su un tram si innamorò e morì. Ma prima di spirare lo videro ingigantire, crescere a dismisura. Morì alto 2 metri e 120 kg e meno di un granello dell'immensità che aveva intravisto gli riempì i vene e i neuroni. L'esistenza sconfinata di una vita troppo piccola. Significa la paura di vivere. Semplicemente questo personaggio non trova il coraggio di vivere una vita piena e di far fluire in sé tutta la ricchezza che può essere, che può contenere la realtà. Restare dietro la linea gialla. E lei, nella polvere che si tira dietro il direttissimo, ho scelto te, dice. Inevitabile, aggiunge. Tasche infreddolite da mani, in testa l'entusiasmo di qualche caffè. Poco più sotto, una specie di poesia, impossibile da tradurre. Ed io, bloccato da una pioggerellina, dal ricamo delle parigine, dal surrealismo della verità. E noi, se anche ci fosse stata una parte, il tempo per ripassarla è finito. La polvere che si tira dietro il direttissimo è tutto ciò che abbiamo. Il tempo è tutto ciò che abbiamo. E sì, stiamo spendendo con questi occhi più di tutto ciò che abbiamo. Oltre il confine era il tema di questo Salone del Libro. Io ho provato ad andare oltre il confine del tempo e dell'amore e spendere attraverso gli occhi e attraverso le emozioni più di quello che noi riteniamo sia capace fare. Quindi andare oltre noi stessi, quei sentimenti.